Prova. Buonasera e benvenuti. Ma tu mi senti? Checco, tu mi senti? Tu mi senti? In macchina sì. Ok. Buonasera e benvenuti a questa 14ª giornata di campionato di serie A2 che vede di fronte qui al Palasport di Sandrigo, appunto la formazione del Sandrigo contro la formazione del Correggio. Il Sandrigo scende in pista con Merlo Davide, 30, il portiere, Novello Pietro, secondo portiere con il numero 90, contro Andrea, numero 8. Il capitano Somacale Daniel, 4, non 99, Costenaro Silvio, con il numero 3 Dalla Valle Andrea, Lopreiato Leonardo indossa la casacca 29, Crovadore Thomas con il numero 7, all'11 Cocco Alessio, Toniolo Alessandro con il numero 77, contro Stefano il mister della squadra del Sandrigo, Salines Nicolò nella porta con il numero 12 per il Correggio, Menendez Mauro con il numero 8, con il 97 Pedroni Manuele con il numero 13, il capitano Righi Edoardo, Tolomelli Federico, il secondo portiere con il numero 54, col 55 Gabbi Riccardo, Carole Alesso indossa la casacca 26 con il numero 2, Castiglioni Tommaso, Ferretti Davide con il numero 36, Holban Matteo con il numero 3. Guida la squadra del Correggio Granel Eduard. L'arbitro di questo incontro è il signor Moresco Paolo. Tutto pronto per la battuta d'inizio? Intanto i primi 5 a scendere in pista per il Sandrigo sono appunto Davide Merlo in porta con il numero 30 contro Andrea, Somacale Daniel con il numero 4, Costenaro Silvio con il 99 e chiude il quintetto Dalla Valle Andrea con il numero 3. Il Correggio schiera il quintetto iniziale con il numero 12, intanto inizia il match, ripeto, il numero 12 Salines con il numero 8 Menendez, Pedroni, Righi e Caroli con il numero 26. Parte la formazione del Correggio, c'è stato intanto nei primi minuti un primo affondo, nei primi secondi scusate, un primo affondo e adesso c'è un tiro potentissimo da parte del numero 97 Pedroni e non trova disattento il buon Merlo in porta. Adesso è il Sandrigo che affonda con Somacale, capisce tutto Salines, ritorna la pallina sulla stecca dei giocatori bianco e azzurri. Adesso è contro che prova ad affondare dietro porta per Somacale. Somacale si guarda attorno, scambia, ritorna il passaggio a contro. Si guarda ancora attorno, finta un passaggio e torna indietro per Costenaro. Somacale
Finta il tiro, scambia con Contro. Ancora Costenaro, questa volta il tiro potentissimo! Completamente coperto Salines da centrocampo realizza. Quando sono passati poco più di un minuto e 20 secondi, con il numero 99 Costenaro, Sandrigo 1, Correggio 0. Riparte la formazione del Correggio, adesso è Menendez che scambia con, no, ancora lui, Menendez, Righi, Caroli, scambio veloce con Menendez, ancora Caroli. Pedroni ha scambiato ancora con Menendez che tenta un tiro, capisce tutto, Contro, adesso è Costenaro che prova un passaggio intercettato dal numero 97, Pedroni che scatta verso la porta avversaria, guadagna la rimessa la formazione del Sandrigo, si carica la battuta Costenaro, Somacale, scambia con Contro. Incrocio con Dalla Valle, Somacale, Costenaro, ancora un fraseggio e un affondo da parte del numero 4, Somacale, scambio con Contro, riesce ad intercettare la pallina, tirare in porta, non sorprende questa volta l'attentissimo Salines. Buona la giocata della formazione del Sandrigo e il Correggio che sbaglia il passaggio, questa volta con ancora con Pedroni. Non riesce ad approfittarne la formazione in bianco-azzurro e adesso è il numero 13, Righi, che prova ad affondare. La pallina è sulla stecca di Costenaro, che ha un contrasto appunto con Righi. Il primo fallo di squadra ai danni della formazione di casa. Scambio tra Righi e Pedroni, ritorna a Menendez, scambio con Caroli, riparte dal centrocampo, sempre con Menendez, tiro dalla lunga distanza, non riesce a raggiungere la porta, è Costenaro che si incarica della ripartenza della formazione sandrighese, è proprio Costenaro che scambia con Contro, Dalla Valle. Ancora Costenaro, Dalla Valle pressato da Caroli, riesce in qualche modo la formazione del Sandrigo ad uscire con Dalla Valle, capisce tutto Righi che adesso serve Caroli, ritorna su Righi, passaggio indietro verso Menendez. Ancora Caroli in possesso della pallina, prova a fare tutto da solo, riesce a tirare un potentissimo fendente, ma riesce a trovare attentissimo l'estremo difensore della formazione del Sandrigo. Adesso è ancora il Sandrigo in possesso della pallina con Costenaro che gira dietro porta, sono in tre su di lui, allarga verso Dalla Valle che prova un tiro, scambia verso Contro, non viene convalidato il gol di Contro, a quanto pare il signor Moresco ha visto un'invasione della lunetta da parte di Contro. Adesso è la formazione del Correggio con Caroli, Menendez, scambia con Righi, ancora Menendez, scambio lunghissimo, scambi lunghissimi tra i giocatori del Correggio, da tre quarti a centrocampo, prova
a servire con il numero 97. Pedroni non riesce ad impensierire la porta del Sandrigo. Adesso un doppio tiro da parte della formazione del Correggio, doppia respinta da parte di Merlo e si guadagna un fallo di squadra il numero 26, Caroli. Scambio con Righi. Due falli di squadra commessi dalla formazione di casa, 0 in questo momento per la formazione del Correggio. Prova ad affondare Pedroni e ottiene un fallo a suo favore. Adesso è Merlo, scusate, adesso è Caroli che cerca di impensierire la formazione del Sandrigo. Questa volta è proprio il Correggio a commettere fallo, batte velocemente dalla valle, rischia di perdere la pallina. Nell'affondo è Caroli che ha la meglio. Adesso Menendez che prova a fare tutto da solo, due su di lui. Scambia con Pedroni. Veloce Menendez, prova ad infilarsi in mezzo a due. Costanaro che ha la meglio. Scambia con Dalla Valle. Scusate, con Somacale che aveva servito Dalla Valle, nulla di fatto. Adesso è proprio Dalla Valle che prova ad infilarsi e ad impensierire ancora il portiere Salines del Correggio. E Somacale, in questo momento c'è un pressing da parte della formazione del Sandrigo. Ancora la pallina nella stecca del Sandrigo, viene proprio persa in questo momento a favore di Caroli. Riparte dal suo metà campo, Caroli scambia con Menendez. Righi. Ancora un fallo per commesso dal numero 8 contro a favore del Correggio. Pedroni, serve Menendez che prova dalla lunga distanza, capisce tutto Dalla Valle, e Somacale che si incarica della discesa velocissima. Reclamano un fallo i giocatori del Sandrigo su Dalla Valle, proprio un tiro potentissimo questa volta che raggiunge il fondo, ed è Somacale che si incarica ancora della discesa verso l'attacco. Momenti concitati in questo momento, batti e ribatti, sembra che in questo momento la formazione del Sandrigo abbia qualche sprazzo in più di pressing e di contropiede in particolare. Riparte in maniera più moderata il Correggio con Caroli. Prova a fare tutto da solo, ne riesce a tirar via due. E ancora un fallo a detta del signor Moresco, commesso appunto da Dalla Valle. Primo time out chiesto da mister Granel e primo cambio nelle fila del Sandrigo. Primo cambio, appunto, dicevo, nelle formazioni del Sandrigo. È entrato Toniolo Alessandro con il numero 77 ed è uscito il capitano contro Andrea. Mi senti? Ok. Nella formazione del sì, mi pare che anche tra le fila del Correggio è stato effettuato un cambio, esce Pedroni ed è entrato con il numero 2 Castiglioni Tommaso.
Si riparte appunto con la pallina e la stecca del Correggio, respinta appunto dal neo entrato Pognolo, che scambia con Costenaro. Adesso è Toniolo, ancora in possesso di palla, una deviazione da parte di Dalla Valle che sorprende, non può far nulla Salinas, su questa deviazione appunto di Dalla Valle, che porta la formazione del Sandrigo a 2-0, quando sono trascorsi poco meno di 10 minuti dall'inizio di questa 14ª giornata di campionato di Serie A2. Sandrigo 2, Correggio 0. Volta è il Correggio a commettere fallo ai danni di Dalla Valle, e ancora un ulteriore time out, questa volta chiesto da Mister Contro, e contemporaneamente un'ulteriore sostituzione tra le file della formazione bianco-azzurra. Entra con il numero 29 Lo Preiato ed è uscito con il numero 4 Somacale. Si riparte con Costenaro, che scambia per il neo entrato Lo Preiato, Toniolo, ancora Costenaro, uno scambio con Toniolo e riesce ad avere al meglio nel contrasto il neo entrato numero 2 Castiglioni. Adesso è proprio, no, non è Castiglioni, scusate, con il numero 26 Caroli, aveva provato ad infilarsi in mezzo alla difesa del Sandrigo, non è riuscito a portare a termine il suo intento. Costenaro, Dalla Valle, ancora Dalla Valle, Dalla Valle riesce a fare tutto da solo, alza, schiaccia sopra la rete del porta difesa da Salinas, riparte il Correggio con Menendez, scambio con Castiglioni, che serve Caroli, ancora Menendez, Castiglioni, taglio per Caroli che lotta con Toniolo alla meglio, riesce a mantenere il possesso della pallina, torna indietro per Castiglioni, ancora Caroli, 10 secondi di possesso di pallina e prova Caroli ad infilarsi in mezzo a due, scivola Lo Preiato, non riesce ad ottenere il possesso di palla e sono trascorsi 45 secondi, riparte Toniolo, scambia con Lo Preiato, Lo Preiato contro di lui, Menendez tira fortissimo, ma i 5 secondi fischiati dal signor Moresco. Riparte proprio Menendez. No, si incarica Castiglioni, il passaggio per Menendez, tiro potentissimo sui pattini di Toniolo, che è proprio lui che riesce a ottenere il possesso di palla, scambio non felice tra i giocatori del Sandrigo ed è Menendez che viene atterrato.
da parte di Lompreiato, che riceve il cartellino blu quando sono trascorsi 12 minuti circa dall'inizio di questa 14ª giornata. Riesce a respingere Merlo, 3 contro 4 in questo momento, 2 minuti per la formazione del San Drigo per difendere la porta dall'attacco del Correggio, che si trova appunto in superiorità numerica dopo il cartellino blu. Dato all'Opreiato per il fallo commesso su Menendez. Intanto un altro cambio nelle fila del Correggio, entra Olban ed esce Castiglioni. Con il numero 3 Olban è appena entrato in pista, adesso è Dalla Valle che prova a guardarsi attorno, Toniolo torna indietro, 2 su di lui, prova a mantenere il possesso di palla, riesce a intercettare ed è proprio Dalla Valle che prova l'affondo, 3 su di lui, ancora Dalla Valle, sempre 3 su di lui, non subisce fallo a detta del signor Moresco, riesce Costenaro ad avere la meglio su questa pallina nello scontro con Holban, che rimane a terra, subisce il fallo di squadra. Intanto vengono chiamati i soccorsi per Holban nello scontro appunto con Costenaro. Intanto ricordiamo che la classifica vede il San Drigo al 10° posto con 5 punti, mentre il Correggio è al 7° posto con 18 punti. Si rialza Holban che raggiunge la panchina, prende il suo posto con il numero 55, Gabbi. Riparte appunto il San Drigo, ricordiamo ancora in superiorità numerica il Correggio, questa volta è Dalla Valle che si procura il fallo di squadra e Righi che lo commette, Costenaro, tiro velocissimo a cercare Toniolo, non lo trova e riparte il Correggio con Menendez, un po' di spazi per la formazione del Correggio, scambio velocissimo tra Menendez e Righi, e Menendez che prova, no, è Righi che prova un tiro potentissimo, respinto da Merlo, e questa volta è sempre la formazione del San Drigo con il numero 77 che commette fallo, batte velocissimo il Correggio, adesso è il neo entrato Gabbi che si occupa di possesso di palla, lo scambio ancora tra Menendez e Righi. Menendez e Gabbi. Caroli.
Intanto la formazione del San Drigo ha recuperato il quarto uomo, è entrato Cocco con il numero 11 ed è il Correggio che prova ad affondare con Caroli, pallina respinta da Merlo, ancora Caroli riesce a ottenere il possesso della pallina. Gabbi scambia con Benedez, respinge Costenaro con la stecca dalla valle, tre giocatori del San Drigo nella metà area del Correggio, scambio con Toniolo dalla valle, pressato da Righi, riesce a divincolarsi, adesso è Toniolo che prova, scusate, Costenaro che combatte contro il numero 26 Caroli. Contestazioni da parte dei giocatori in bianco-azzurro, rivedremo il replay più avanti per questa azione che a quanto pare sembra contestata dai giocatori del San Drigo. Si occupa della battuta di fronte al Merlo il numero 13 Righi. 10 minuti e 51, questa volta la pallina va dentro, è proprio Righi che in sacco la porta difesa dall'estremo difensore Merlo, accorciando le distanze per il Correggio. 2 San Drigo, 1 Correggio, quando mancano 10 minuti e 50 secondi alla fine di questo primo tempo qui al Palasport di San Drigo. Fallo a detta del signor Moresco, qualche lamentela da parte dei giocatori in casacca blu del Correggio. La pallina è sulla stecca di Toniolo che prova un tiro leggermente sbilenco, non trova la porta. Adesso la formazione del Correggio sta provando a risalire la china, il numero 26 Caroli, Righi, Menendez, Gabbi, ancora Menendez. Caroli che lotta contro Costenaro, alla meglio Costenaro, prova ad andare avanti, inciampa, rischia di cadere ma riesce a tenere il possesso della pallina. Adesso il Correggio che commette il suo quinto fallo, si incarica della battuta Costenaro, intanto il capitano contro ha recuperato il possesso del campo, è uscito il numero 77 Toniolo nelle formazioni bianco-azzurra del San Drigo. Riparte con Menendez il Correggio, scambia con Caroli, Gabbi, ancora Menendez, Righi, ancora Menendez, scambia con Gabbi. 23 secondi di possesso, Righi prova l'affondo contro di lui Cocco, adesso è Costenaro tutto solo, gira dietro porta, riesce a tenere il possesso della pallina e la pallina adesso finisce fuori, rimane nella stecca dei giocatori del San Drigo. È proprio Costenaro che si incarica della battuta dalla valle, Costenaro non riesce ad approfittare di questa ghiotta occasione di insaccare la pallina, di deviare la pallina in rete. Riparte il Correggio con Menendez, contrastato da dalla valle, scambio con Caroli che torna indietro e attende i 5 secondi del fischio del signor Moresco. Intanto un ulteriore fallo di time out richiesto da mister Granello. Intanto i risultati già
già chiusi tra ieri e questo pomeriggio nel girone A. Lo Scandiano in casa ha perso 4-3 contro la formazione del Bassano, il Modena ha superato il Seregno per 5-2, il Novara ha superato il Tiene per 8-6 e nella avvincente partita tra Breganze e Montecchio Precalcino il risultato finale è stato oggi pomeriggio di 6-5 per il Breganze. La partita che state vedendo in questo momento, come vedete in sovraimpressione, sta conducendo il Sandrigo per 2-1, diversi scambi tra le due formazioni, ottima prestazione di entrambe le formazioni, forse qualcosina in più in fase iniziale da parte della formazione del Sandrigo, 8 minuti e 24 prima di andare negli spogliatoi per l'intervallo di questa 14ª giornata di campionato di Serie A2. Riparte il Sandrigo con contro dalla Valle. Costenaro, ancora dalla Valle. Prova a servire contro, capisce tutto il neoentrato Pedroni che si mette in mezzo a tre, prova ad infilarsi, ma attentissimo Merlo. Adesso è Costenaro che scambia per dalla Valle, prova un doppio. Controllo, attentissimo Salinas. Si riparte con una palla a due nell'angolo basso a destra della porta, difesa da Salinas. Alla meglio dalla Valle, tiro dalla lunghissima distanza, potentissimo da parte di Costenaro, deviata dal portiere. Non è dello stesso avviso il signor Moresco che concede la ripartenza alla formazione del Correggio. Il capitano contro prova a cambiare la decisione arbitrale, nulla di fatto, si riparte con il numero 55 Gabbi. Intanto sembra che la formazione del Correggio abbia in qualche modo accelerato un po' il passo, e Righi che serve Menendez dietro. Ancora Pedroni che questa volta perde la pallina a favore di Contro. Prova a risalire, scambia con Costenaro. L'ho preiato, appena entrato. Uno scambio con un Contro che non riesce a riservirlo. Adesso è Contro che prova a riprendersi la pallina, ci riesce, reclama un fallo, lascia proseguire il signor Moresco. Menendez, intanto la pallina ritorna nella stecca dei giocatori del Correggio e Pedroni che serve ancora Menendez che scambia con Righi. Menendez fa tutto da solo, prova, non trova la porta. Ancora Menendez che tira sulla porta, difesa, adesso è Gabbi dalla lunga distanza, prova Righi a deviare, attentissimo Merlo. In questo momento il Correggio sta affondando alcune insidiose azioni, il Sandrigo sta difendendo in tutti i modi la sua metà campo, 27 secondi di possesso di pallina da parte del Correggio. Si gira Righi, non trova la porta, Pedroni ancora a tenere il possesso della pallina, 15 secondi di possesso, mentre Gabbi si occupa di risalire, adesso è Contro che prova
in maniera non del tutto pulitissima a mantenere la pallina. Cocco scambia con Costenaro, Costenaro si guarda attorno, scambia ancora per Contro, non pulitissimo il passaggio, riesce comunque a mantenere il possesso di pallina, scambia lungo ma non trova nessuno dei suoi compagni. Riparte il correggio con Menendez, si guarda dietro, serve Pedroni, Pedroni gira dietro porta, ostacolato da due giocatori del Sandrigo. Menendez finta il tiro, un passaggio non pulitissimo che comunque viene recuperato, adesso è Lopreiato che riesce a riavere il possesso della pallina. Cocco, Lopreiato, ancora Cocco, ancora Lopreiato, prova a girarsi, reclama un fallo mister, scusate, il capitano. Contro, adesso è Costenaro che prova a farsi strada con prepotenza, ma è Menendez che ha la meglio, due su di lui, ed è ancora fallo ai danni di Menendez, e questa volta il cartellino blu è per Costenaro. Time out chiesto da Mister Contro, tre giocatori del Sandrigo e un'altra occasione per il Correggio per pareggiare questa partita, probabilmente un'ingenuità da parte di Costenaro. Molto bravo in ogni caso Menendez ad affondare l'azione. Secondi alla fine di questo time out. Che vedrà la ripartenza appunto con una fallo di una punizione di prima ai danni del Sandrigo. Finito questo timeout, che si piazza con il numero 3 Holban davanti la pallina di fronte a Merlo. Tutto pronto quando mancano 4 minuti e 15 secondi, e Holban che prova, e Merlo contrappone la respinta, la pallina nella stecca ancora il giocatore del Correggio, 4 contro 3 a 4 minuti da questa fine di primo tempo. Adesso è ancora Holban che prova a spiazzare Merlo, riparte Toniolo in tutta velocità, tutto solo, ottiene questa volta un fallo, e Toniolo che si incarica della battuta, fa riposizionare la pallina signor Moresco, riparte Toniolo con alla volta di Lopreiato, Lopreiato che prova a impensierire ancora la difesa del Correggio e subisce e segue un fallo. Adesso è il Correggio che riparte con Menendez, tiro potentissimo, nulla può fare Merlo, probabilmente una leggera deviazione della pallina, ed è il 2-2. Accorcia le distanze, scusate, pareggia il risultato Menendez con il numero 8 per il Correggio. Intanto raggiunge il campo il numero 4 Somacale, ripartono in due giocatori del Correggio, e Pedroni che prova ad avere al meglio, capisce tutto Lopreiato, scambia per Contro, Contro verticalizza per Somacale, capisce tutto Menendez, ancora Contro di fronte a Menendez, Holban, Caroli che intanto è rientrato in campo per il Correggio, Holban scambia per Caroli, ancora Menendez, Menendez
Fernandez, Caroli. Caroli prova a fare tutto da solo, si trova di fronte contro, alla meglio l'ho preiato, tutto solo, gira dietro porta, prova a bloccare la pallina e subisce fallo, il settimo fallo, sette falli per formazione. Quando sono trascorsi poco più di 22 minuti, scusate, dall'inizio di questo primo tempo. La pallina nella stecca di Somacale, si gira, serve l'ho preiato, ancora Somacale, tutto solo di fronte alla barriera, ed è una traversa questa porta che si contrappone al tiro di Somacale, riparte il Correggio in contropiede, contro, ancora Somacale, riescono a rubare la pallina alla formazione del Correggio, adesso è Caroli che ruba la pallina a Somacale e Pedroni che prova ad impensierire Merlo, Caroli, Gabbi, Menendez, concitato questo batti e ribatti da parte di entrambe le formazioni, 27 secondi di possesso di pallina, 1 minuto e 43 alla fine di questo primo tempo che vede di fronte il Sandrigo qui al Palasport di Sandrigo contrapposto al Correggio. Adesso è Toniolo che prova a ripartire, subisce fallo ed è l'ottavo fallo per la formazione del Correggio, reclamano qualcosa in più i giocatori in maglia azzurra, si riparte dalla tre quarti di campo, si parte dalla tre quarti di campo e contro che si incarica della battuta, 1 minuto e 29 secondi, 40 secondi di possesso, passaggio per Toniolo, Somacale, ancora Toniolo, scambia per Lopreiato, Lopreiato affonda tutto solo, subisce fallo, ancora il nono fallo per la formazione del Correggio, indietro per Toniolo, ancora contro Somacale, 22 secondi per raggiungere il tiro, la pallina nella stecca di Menendez che scambia per Pedroni, tiro potentissimo, non trova la porta, Merlo si contrappone alla rimbattuta da parte di Gabbi, adesso è Toniolo che ha la pallina, 48 secondi con 37 di possesso di pallina, e Lopreiato che prova a fare tutto da solo, gira dietro porta, tenta un alza e schiaccia, non impensierisce l'attentissimo Salines, gli ultimi secondi, 33 sulla stecca di Gabbi, Caroli, Menendez, ancora Gabbi, Menendez, deve tenere tutto il tempo il Correggio, la pallina per non concedere nulla alla formazione del Sandrigo, ma la pallina sfugge dalla stecca di Pedroni, scambio velocissimo, contropiede da parte della formazione del Sandrigo, si è caduto per terra e nulla di fatto, non è fallo per il signor Moresco, 2-2, vi lasciamo a 10 minuti di pausa e ci ritroviamo tra 10 minuti appunto per il secondo tempo di questa 14ª giornata di campionato di Serie A2 che vede qui al Palasport di Sandrigo nel risultato parziale di 2-2 Sandrigo contro Correggio.
I'm gonna go to the bathroom.
diventa un maestro roller. La Federazione Sport Rotellistici si rivolge a tutti gli appassionati, ex maestri di pattinaggio, maestri di sci, animatori, tecnici e operatori sportivi, che hanno desiderio di arricchirsi di competenze, apprendere o specializzarsi negli sport rotellistici. Attraverso i corsi digitali, e-learning doing, puoi studiare dove, come e quando vuoi. Acquisisci competenze progettuali, operative e tecniche. Non esistono esercizi migliori, esistono metodi più efficaci che puoi apprendere nei nostri corsi. Diventa un maestro roller, acquisisci competenze di gestione sportiva e insegnamento del pattinaggio, con il corso federale. Sono aperte le iscrizioni. Bentornati. Tutto pronto per l'inizio del secondo tempo di questa 14ª giornata di campionato di Serie A2. Le due formazioni pronte in campo. Il signor Moresco si occupa della fischio d'inizio e Costenaro che serve Somacale tenta di servire incrociando dalla valle, ancora contro, che riesce in qualche modo a ottenere con prepotenza il possesso della pallina, passa a dalla valle, ancora lui prova a fare tutto da solo. Intanto c'è un fischio da parte del signor Moresco per in quanto contro della squadra del formazione del Sandrigo si trovava per terra. Riparte appunto il Correggio con il numero 13 Righi, scambia per Caroli, quindi per Menendez. Da entrambe le parti le formazioni in campo sono esattamente le stesse dell'inizio del primo tempo. Finisce fuori la pallina. Due a due, nove falli per la formazione del Correggio, sette falli per la formazione del Sandrigo. Il Correggio che ribatte, riparte da fuori. Menendez scambia per Pedroni. Ancora Menendez. Caroli, Menendez, Pedroni, partono molto larghi i giocatori del Correggio, capisce tutto contro, che scambia in maniera un po' maldestra, la volta è Somacale, capisce tutto Righi, questa volta è appunto il Correggio che tiene con Pedroni, quindi Menendez, ancora Pedroni, Righi, dietro porta, ostacolato da Somacale, serve comunque Menendez, tiro dalla lunga distanza, non trova lo specchio della porta, non... Costenaro a recuperare la pallina, scambia con Somacale, gira per Dalla Valle, incrocia per contro, ancora contro, riesce a togliergli la pallina a Pedroni, ma se la recupera tutto solo, contro, scambia con Costenaro, quindi Somacale, ancora Costenaro, prova un affondo, capisce tutto Pedroni, la pallina ancora nella stecca del Correggio con Pedroni dopo una caduta per un inciampo, riparte con il numero 97 Pedroni, prova a scambiare per Menendez, intercetta Dalla Valle che tira potentissimo, non trova la porta, tutto solo, era tutto solo Somacale, ha fatto tutto Dalla Valle, adesso è Menendez che prova a girarsi dietro porta, due giocatori su di lui, la pallina sulla stecca di Righi che prova a servire ancora Menendez. Caroli, Righi, dietro porta ostacolato da Dalla Valle, Caroli,
Allarga per Menendez, scambio ancora tra i due. Tiro potentissimo e riesce a recuperare la pallina del Pedroni dopo un tiro respinto da Merlo. Riparte Righi, Menendez, Caroli, controlla in due tempi, ancora Menendez, scambia con Pedroni, ostacolato da Contro, non riesce a fare tutto da solo, passa indietro verso Caroli, Menendez che prova a buttare la pallina fuori, sono trascorsi 5 secondi, fischia il signor Moresco, la pallina sulla stecca di Somacale, chiede la distanza il signor Moresco, adesso è Somacale che riceve la pallina da Contro, indietreggia per Costenaro, scambio tra... contrasto tra Menendez e Contro, i due numeri 8, nessuno dei due in prima battuta riesce a prendere la pallina, ma alla meglio Menendez. Un po' più in attacco il Correggio rispetto alla prima frazione, prima parte di gioco, ed è un tiro da parte di Caroli che non viene convalidato, scusate, da parte di Pedroni non viene convalidato per una potenziale invasione da parte di Righi sul portiere della porta difesa dal Sandrigo. Si riparte con la pallina sulla stecca dei giocatori in casacca bianco-azzurra, Costenaro che si incarica della battuta. Ecco il fischio, Costenaro dalla valle si ferma, serve Contro che indietreggia e serve Somacale, ancora Somacale per Contro, incrocia dalla valle, Somacale dalla valle, Costenaro serve dalla valle, a sua volta allarga per Somacale, 9 secondi al tiro, prova a servire Costenaro, non ci riesce, la pallina viene recuperata da Righi, Menendez, scambio lunghissimo verso Pedroni, viene scippato da Contro, la pallina per Somacale, torna indietro verso Costenaro, dalla valle. Lancio a mezza altezza, non riesce a deviare Contro e riparte Caroli. Caroli tutto solo sulla fascia, seguito da Somacale. Ancora Caroli, si accentra per Pedroni. Righi. Righi prova ad affondare con prepotenza, cadono in terra entrambi i giocatori, non ci sono falli a detta del signor Moresco, recupera la pallina Caroli che prova a fare tutto da solo, si scontra con il suo compagno Righi, cadono tutti e due in terra, adesso è il Sandrigo con Costenaro che scambia per Somacale, tutto solo davanti alla porta difesa da Salines. Botta e risposta da parte di entrambe le formazioni, un tiro potentissimo di Pedroni, respinto da Merlo, recuperato da Costenaro che scambia per Somacale, ancora per Dalla Valle, ancora Costenaro, stavolta è Menendez che gli scippa la pallina e scambio, tiro da parte di Righi che becca il palo, contropiede di Contro che riparte dalla sua metà campo con Dalla Valle, tiro potentissimo, incrocio di Contro, non becca la porta Dalla Valle, azioni concitate, rischio da entrambe le parti. Il risultato bloccato ancora sul 2-2, Somacale, Dalla Valle, Costenaro,
Ancora Somacale. Dalla Valle. Somacale. Prova ad affondare, torna indietro, capisce tutto, Pedroni è tutto solo in mezzo a tre giocatori, costretto a ritornare indietro verso Menendez. Caroli, scambio tra i due, Caroli tiene il possesso della pallina, riscambia ancora per Menendez. Gira verso Righi, adesso è Pedroni, contrastato da Costenaro, quindi da contro. La pallina raggiunge ancora Menendez, un tiro basso insidioso deviato da Merlo. Pedroni prova a un tentativo di alza e schiaccia, non lo conclude. Adesso è Caroli, contrastato da Somacale e quindi da contro, doppio di marcatura, e Somacale che era meglio. Dalla Valle scambia con contro, ancora contro che prova a fare tutto da solo, scippa la pallina Menendez, due su di lui, e Caroli che questa volta è Pedroni che questa volta insacca la porta difesa da Merlo. Nulla può fare l'estremo difensore del Sandrigo. 3-2 il risultato, adesso è il Correggio che si porta in vantaggio e la formazione del Sandrigo che questa volta deve ribaltare il risultato. Un'ottima prestazione da parte di entrambe le formazioni in questo momento. Il piglio del Correggio in questo secondo tempo sembra leggermente più imponente rispetto al Sandrigo. Intanto per il Correggio entra in campo il numero 55 ed è uscito appunto l'autore del gol, Pedroni, con il numero 97. Intanto anche dalle parti del Sandrigo è Toniolo che entra in campo. Questa volta è fallo commesso da Caroli ed è Caroli che ottiene il cartellino blu per i due minuti. Intanto c'è un cambio in panchina del Sandrigo, torna in campo Somacale, esce contro ed è proprio Somacale che si occupa di contrastare in questa punizione di prima Salines. Ricordiamo, punteggio di 3-2, le reti 2-2 fino al primo tempo, adesso parte Somacale. Non riesce a bucare la porta difesa da Salines ed è palla a due. Occasione sprecata per il Sandrigo per pareggiare questa partita che a onor del vero ce l'ha sulla stecca insieme al Correggio. Adesso è Costanaro che prova a scambiare e ci riesce. Per Dalla Valle scambia con Somacale che prova un tiro, riprova un altro, sono tre tiri e ancora Salines, tre ribattute da parte dell'estremo difensore del Correggio. Ancora Toniolo, Somacale, sono in superiorità numerica ovviamente i giocatori del Sandrigo ed è il decimo fallo commesso dal numero 8 Menendez, un ulteriore fallo di prima per i giocatori del Sandrigo. 16 minuti e 05 segna il tabellone in questo momento e questa volta è Dalla Valle contrapposto a Salines. Dalla Valle prova un tiro respinto da Salines, ulteriore occasione per il Sandrigo di accorciare le distanze, non riesce ad approfittare di questa doppia occasione. Ancora in tre i giocatori del Correggio e ancora il fraseggio tra Costenaro
e Somacale. Adesso è Menendez che prova a fare tutto da solo, riesce a respingere Merlo. Toniolo prova il passaggio in mezzo a servire dalla valle, ma alla meglio Menendez alla volta di fallo di squadra ancora per il Correggio, ottavo fallo per la formazione del Sandrego. Attenzione, adesso le possibilità della punizione di prima si possono ribaltare quando la pallina viene buttata fuori. 15-21 segna il tabellone, ancora 4 giocatori contro 3 esterni in pista, superiorità numerica dopo il cartellino blu preso da Caroli. Toniolo, Costenaro, Toniolo tenta il tiro, respinta da Salinas. Ancora 45 secondi per la partita. Toniolo, questa volta il tiro, ancora respinto da Salinas con i gambali. Sembra stregata la porta. Neanche a questo deviazione da parte di Dalla Valle riesce ad essere conclusa. Si guadagna un ulteriore fallo dalla valle, dall'angolo basso, indica il signor Moresco. Si riparte, è proprio dalla valle che si incarica della battuta. 14:56 sul tabellone, ancora pochi secondi per la superiorità numerica. Prova ancora un tiro dalla valle, non riesce ad ottenere nessun vantaggio. La pallina finisce fuori dalla rete, riparte Toniolo, tiro potentissimo, ancora respinto da Salinas e questa volta è il numero 55, Gabbi, che prova a ripartire, serve Menendez che scambia con Gabbi, contrastato da Toniolo, doppia partita. Adesso sono in 4 i giocatori del Correggio, recuperato il quarto uomo, riparte Costenaro, con prepotenza riesce a tenere in possessione la pallina, prova un tiro, non impensierisce nessuno, la pallina ancora nella stecca di Toniolo, tiro potentissimo e questa volta è davanti la porta. Costenaro non riesce a approfittarne. Somacale, Costenaro, Somacale, dalla valle, Toniolo non trova la porta, ancora Somacale, scambio con dalla valle che prova a fare tutto da solo, contrastato da Menendez. Dalla valle prova un tiro, respinto, la pallina nella stecca di Somacale, quindi Toniolo finta il tiro, prova a contrastare Menendez ed è proprio Menendez che è la meglio. Ancora Toniolo su di lui, la pallina scambiata con Righi. Fallo commesso dal giocatore del Sandrigo, da Costenaro. Nono fallo per la formazione del Sandrigo. Attenzione ragazzi, adesso la situazione potrebbe ribaltarsi, mentre proprio contro il mister contro che chiede il primo time out di questo secondo tempo. Tutto da rifare, due occasioni, due falli di prima per la formazione del Sandrigo, non riesce ad approfittarne. Ottima prestazione ovviamente di Salinas, che difende in maniera estremamente eccellente la porta del Correggio, autore anche di 3 parate in successione. Il Sandrigo nell'ultima frazione di questo secondo tempo sta in qualche modo cercando di affondare, soprattutto nel momento in cui si trovava in superiorità numerica. Ripeto, non è riuscito ad approfittarne, risultato di 3-2. Ricordiamo i primi 2 gol per il Sandrigo eseguiti da Costenaro, quindi dalla valle. L'accorcio di distanza è stato fatto da Righi, quindi Menendez ha il pareggio per
la fine del primo tempo. Nel secondo tempo il Correggio con Pedroni ha allungato le distanze e quindi adesso il risultato parziale a 13 minuti e 16 secondi dalla fine di questo, di questa partita è di 3-2 per il Correggio. Botta risposta Menendez per Caroli, che adesso ha ripreso il possesso del terreno di gioco. Scambia per Menendez. Righi. Si sono alzati leggermente i toni della partita. Righi si guarda attorno, scambia per Gabbi che prova a tirare direttamente in porta, respinge Merlo, recupera Righi che scambia per Gabbi tutto solo, purtroppo non riesce a realizzare, tiro potentissimo da parte di Dalla Valle, respinto da Menendez che adesso tiene il possesso della pallina, cerca di trovare Caroli ma capisce tutto Toniolo, è proprio Toniolo che riparte in velocità, scambia con Somacale che prova un tiro in porta, non trova la porta, supera appunto la traversa del porta difesa da Salinas, riparte con il numero 8 Menendez per la formazione del Correggio, lancia lungo, intanto uno scambio tra Contro e Dalla Valle in panchina, Costenaro scambia per Toniolo, non felicissimo il passaggio, tiro potentissimo per annullare 5 secondi, non trova la porta, riparte Caroli, prova a fare tutto da solo e in qualche modo si infila in mezzo a due giocatori, alla meglio alla fine Toniolo che scambia per Somacale. Ancora Somacale, questa volta tutto solo, la pallina praticamente dentro, un miracolo di Righi che riesce a parare questo tiro di Somacale. Caroli incrocia per Menendez, ancora Caroli, incrocio velocissimo, si contrastano i due, non c'è fallo, riparte Contro alla volta di Somacale che scambia per Toniolo, ancora per Costenaro, Toniolo tiro potentissimo ancora fuori dal specchio della porta, la pallina finisce oltre la rete, riparte Gabbi che scambia per Righi, Menendez lungo per Caroli, Caroli prova a infilarsi in mezzo a due, Merlo ha la meglio, riparte Contro per Costenaro, ancora Contro, tiro potentissimo, ancora respinto da Salinas, a dire il vero un tiro centrale, ben piazzato Salinas, adesso riparte Caroli che scambia per Righi, Menendez esce da dietro porta, Caroli si trova in prova un passaggio per Gabbi che non riesce a agganciare, capisce tutto Contro, Toniolo ancora Contro, tiro potentissimo respinto ancora dal piazzatissimo Salinas, Menendez, Righi, Gabbi, riparte il Correggio, prova un passaggio in mezzo per Caroli, capisce tutto Merlo, respinge sul tiro di Caroli e adesso è un ulteriore fallo per la formazione del Correggio, 12 falli il Correggio, 9 falli per il Sandrigo, Toniolo prova un tiro, respinto da Salinas, recupera in 45 secondi, adesso è Somacale che prova a infilarsi tutto solo, deve tornare indietro verso Costenaro che scambia per Toniolo, tiro ancora potentissimo, non trova lo specchio della porta, prova Contro e ottiene il fallo, il numero 55 del Correggio, Gabbi si lamenta Contro per questa decisione arbitrale, il decimo fallo per la formazione del Sandrigo, si trova opposto a Merlo il
Numero 13, Righi. Ribatte Merlo, riesce a respingere. Questa volta è l'estremo difensore del Sandrigo che con un'ottima prestazione riesce ad annullare questa punizione di prima. Riparte il Sandrigo in tutta velocità, Somacale in mezzo a due, prova a infilare la pallina in mezzo alle gambe dei giocatori. Scambio e contrasto tra il 99 e il 97. Adesso è un doppio tiro da parte di Costenaro. E respinto da Salines. È proprio Costenaro che riesce a recuperare. Nulla di fatto, nulla può fare l'attentissimo Salines. In un estremo sforzo prova a respingere, ma nulla di fatto. Attentissimo Salines, ma questa volta sono tre i tiri in successiva potenza da parte del Sandrigo. 3-3, pareggia appunto il Sandrigo. Adesso è il Correggio che prova direttamente con un tiro da parte di Pedroni, respinto da Merlo. La pallina sulla stecca di Costenaro, che scambia per Somacale. Riguarda indietro ancora Costenaro, Somacale. La pallina per Costenaro, prova a servire Somacale, non riesce a trovare il guizzo per la deviazione. Somacale contro, intanto è entrato Cocco, ancora Somacale. Un po' schiacciati nella metà campo, nella propria area, i giocatori del Correggio. La pallina fuori campo, riparte il Correggio. Menendez. Ancora Righi. Gabbi prova ad infilarsi in mezzo a due, recupera la pallina a Cocco, che riparte in velocità. Serve contro, scambio per Costenaro, ancora Cocco su un passaggio incrociato. Somacale si guarda attorno, parte Costenaro, non si capisce con contro, ma tiene comunque il possesso della pallina con prepotenza. Viene spinto per terra dal numero 8 Menendez, 13° fallo per la formazione del Correggio. 13 falli per il Correggio, 10 per il Sandrigo. 3-3, 7-17 sul tabellone alla fine di questa 14ª giornata. Costenaro prova ad infilarsi, ad impensierirlo Pedroni, si trova in mezzo a due, ancora Costenaro si inventa qualcosa per tenere il possesso di palla, in mezzo a due, la pallina ancora del Sandrigo, contro, non si capisce con Somacale, tiro dalla lunga distanza di Cocco, si riparte con una pallina a due. Ripeto, una perfetta prestazione di Salines tra i pali del Correggio. Adesso è ancora Somacale che prova a tenere la pallina, riparte Pedroni, stira la pallina contro Cocco, su di lui Righi, dietro porta, è proprio Righi che prova a sfilargliela, ancora Cocco contro Costenaro, Somacale tira, deviata dal numero 8, ancora contro, prova a servire Somacale, non si trova pronto per la deviazione. Adesso è Pedroni che tira, potentissimo piazzato Merlo, respinge Costenaro. Adesso il tiro di Costenaro, ancora Salines, un'ulteriore parata da parte dell'estremo difensore del Correggio sulla pallina contro. E Caroli inizialmente alla meglio contro, però poi la pallina finisce sulla stecca di Caroli che scambia per Menendez, allarga per Pedroni, scambia ancora con Menendez, incrocia per Righi, Caroli, Menendez, ancora Caroli di fronte a contro, non passa, riparte con contro, scivola
Cocco e Menendez provano a fondo, Righi per Caroli che si trova in superiorità numerica e adesso è contro che prova a servire Somacale, ma nel ritorno capisce tutto Menendez che scambia per Righi, adesso è Caroli. Indietro per Menendez, 35 secondi di possesso per il Correggio. Pedroni, Righi, molto larghi i giocatori del Correggio. Adesso è Menendez che prova a trovare il guizzo e servire Pedroni, tutto solo sul primo palo, insacca la porta del Sandrigo. 4:59 alla fine del match ed è proprio Righi che allunga le distanze, 4 per il Correggio, 3 per il Sandrigo. Falli per la formazione del Correggio, 10 per la formazione in casacca bianco-azzurra di casa. Si ripartirà dal centrocampo dopo il guizzo di Menendez, il passaggio sul secondo palo per Righi che tutto solo trova appunto la porta, una ingenuità da parte dei difensori della Sandrigo, nulla può fare Davide Merlo su questa azione. Parte Cocco, Costenaro, dalla Valle, Costenaro, prova a rubargli palla Pedroni, adesso è Cocco che recupera la pallina per Tognolo, Tognolo si gira per Cocco, tiro in mezza altezza, non trova la porta, recupera Dalla Valle, Costenaro, scambia per Dalla Valle che non trova il tempo per deviare in porta. Tognolo, tiro a mezza altezza, deviata da parte di Cocco, e il palo questa volta che rifiuta la pareggio da parte del Sandrigo. Costenaro, ingenuità, passaggio in mezzo per il proprio compagno, capisce tutto Menendez, 2-1 e questa volta è il passaggio tra Menendez e Caroli. Scusate, Pedroni. È proprio lui che insacca il quinto gol per il Correggio. Dalla Valle. 3:48 per provarci. Probabilmente un leggero calo di tono da parte della formazione del Sandrigo, ma non si arrende Tognolo, riparte Menendez, prova a trovare Pedroni, scusate, che ha appunto una meglio, 3-2, Dalla Valle riesce a servire comunque Righi. Dalla Valle su Righi, prova a rubargli la pallina, torna indietro su Pedroni che prova lo scambio con Caroli, capisce tutto Tognolo, gestisce la pallina, ancora Costenaro, Costenaro di prepotenza, prova in mezzo a due, ma alla meglio il Correggio con Menendez che scambia per Righi. Pedroni tutto solo, Dalla Valle prova ad anticiparlo, non ci riesce, 2-2, ancora Pedroni con la pallina sulla sua stecca, serve Righi, prova un incrocio, non si capiscono i due, riparte il Sandrigo con Dalla Valle, Costenaro, Tognolo, con
Spinolo prova un tiro fuori misura, non trova assolutamente la porta. Adesso è Cocco con Toniolo, Toniolo ha la meglio, prova ad affondare, finta un tiro, si trova tutto solo, prova un passaggio per Dalla Valle, attentissimo Salines, riparte Pedroni, recupera Costenaro, scambia per Toniolo, non riesce a intercettare ed è Caroli che prova a fare tutto da solo, prova ad alzare la pallina, ma capisce tutto Toniolo, Dalla Valle, ancora Dalla Valle per Costenaro, un pattino di troppo, nega il passaggio verso Costenaro e adesso l'incrocio per Pedroni, l'autore del quinto gol, l'autore del terzo e del quinto gol per il Correggio. Riparte Costenaro, scusate, Toniolo, quindi Dalla Valle, bisogna ancora crederci, passaggio ben congegnato per Cocco, 1-15 e Cocco insacca la porta difesa da Salines, 4-5 il risultato, 1-15 alla fine di questo match, molto dura la risalita da parte del Sandrigo, riparte il Correggio. Il Sandrigo con Dalla Valle, va fuori il portiere, entra il quinto giocatore per il Sandrigo, 50 secondi di speranza per il Sandrigo, Cocco, Somacale, Costenaro, Toniolo, Costenaro, ancora Somacale, ancora Costenaro. Si guardano attorno, 16 secondi di possesso, Costenaro, Somacale, scambia per Cocco che prova un tiro, Salines, attentissimo, prova il contrasto, Pedroni, e Toniolo che ha la meglio, fallo subito dal Correggio, si riparte con il Correggio con 21 secondi, intanto ritorna tra i pali Merlo. Attacco e pressione da parte dei giocatori del Sandrigo e riparte ancora il Correggio, è l'arbitro che questa volta respinge la pallina, il lancio lungo verso Righi, Costenaro prova ad impensierirlo, sono in due, riparte Somacale che affonda, prova a guardarsi attorno, 7 secondi, Costenaro, ancora Costenaro, tiro, si butta a terra, era per terra il giocatore, non se ne avvede il signor Moresco, la pallina apparentemente respinta quando il giocatore era per terra, 5-4 il finale di questa emozionante partita che vede il Correggio superare il Sandrigo per 5-4. Si fa ancora più dura la corsa verso la salvezza per il Sandrigo. Fischio finale e manda in negli spogliatoi il signor Moresco, le squadre. Intanto vi salutiamo e vi diamo appuntamento al prossimo incontro qui al palazzetto di Sandrigo.